Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo gameplay di Doran Red. Dopo tanto tempo, so che in questo mese non ho registrato quasi un cazzo. Sì, un cazzo non ho registrato. E a parte mettere i moments di LOL, i gameplay non li ho fatti proprio. Semplicemente il fatto perché ancora non ho preso l'hard disk nuovo e quindi posso registrare poco. Però va bene, lasciamo stare questa parte. Questa è solo colpa mia perché ho 150 GB di giochi, ma tralasciamo queste cose particolari. Ora siamo ritornati con questo gioco, ovvero... Scusate un attimo, devo rimettere le cuffie, mi sono dimenticato di rimetterle. Allora, siamo ritornati con questo fantastico gioco, tra cui ho perso 156 anni della mia vita. Siamo rimasti... Non mi ricordo un cazzo. Ah sì, abbiamo parlato con questa tizia che non voleva muoversi da qui. E ogni domanda che gli facevo diceva: no, ma tu sei pazzo. Non so perché dovrei essere qua pazzo. Allora, non mi ricordo i nostri oggetti, come si vedevano. Ok, oggetti, abbiamo un cacciavite, una scheggia piatto e un accendino. Qui non c'è un cazzo, quindi lasciamo stare qui. Usciamo da qui e andiamo a visitare il resto del posto e capire a cosa ci servono queste cose. Allora, non ricordo niente, quindi ora ci facciamo un giretto. Già sono cagato sotto, sappiatelo. Dobbiamo usare l'accendino. Ok, c'è una candela. Accendiamo la candela, ovviamente. Ora dobbiamo capire cosa fare. Abbiamo capito tutto. Allora, vediamo se c'è qualcosa qui. Cerchiamo sempre di controllare, perché è importante controllare le cose. Ho trovato l'oggetto chiave della Porco Giuda. Mi sono cagato sotto. Allora, torniamo a dove dovevamo andare. Non me l'aspettavo sta cosa. E aspettate, come cazzo faccio a non morire ora? Aspettate. Oggetti. Accendiamo. Accendiamo, c'è una candela. La vuoi accendere? Ovviamente sì, accendiamo la candela. Ora, fino a qui ci siamo. Facciamo una cosa, salviamo in caso di morte. Allora, pensiamoci. Allora, se noi appena prendiamo quella cazzo di chiave, noi ci moriamo. Quindi forse... Ah, ok. Ho trovato l'oggetto chiave della cantina. Oh, oh. Sì, ma ora? Cosa succede? Oh, porco Giuda. Calma, fratello. Se n'è andato? Cioè, se n'è andato su due piedi? Cerchiamo di aprire. Allora, usciamo da qui. Aspettate, ho messo tutto il gioco al massimo volume, quindi mi cagherò sotto come prima. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Questa era una porta che non si può... Sì, ok, allora era questa. Cosa cazzo? La voce di Mika. Aspettate. Cosa cazzo è successo? Oh my god, fucking Disney. Oh my god, oh my god. Oh my god. Che palle, ultimamente sto morendo troppo spesso. Ok, passiamo avanti. Ok, ora apriremo di nuovo qui. Devo correre da Mika. Ah, ok, dobbiamo andare per forza. Io lo volevo ignorare. Allora, cerchiamo di risolvere questa parte con calma, minchia. Guarda, quello sguardo perverso. Oh my god, corri, 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 corri. Non ti fermare, figlia di puttana. Oh my god. No, 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 no. Ah, salviamo.
Ma dai, andiamo a vedere cosa è successo a quella. Oh my god. Cosa cazzo è successo? Perché non mi dice niente? Oh mio Dio, è morta. Minchia. C'è qualcosa qua sotto? Anche non si può prendere. Credo che sia morta la signorina. Non so cosa debba fare. Però vedo qualcosa là sopra, mi sbaglio. Vediamo. Ho trovato l'oggetto punta piatto. Forse per giravite o qualcosa del genere, non lo so. Si può portare un'altra? Ah sì, ok. Questo gioco è abbastanza intuitivo. Non è così difficile come sembra. Allora, prima cosa. No, ho fatto un guaio. Ora non posso salire. Ah, ok. Pensiamoci bene, allora. Dobbiamo portare questa sedia lì. Dobbiamo stare attenti a non sbagliare la distanza come prima. Come si sale sulla sedia? Sì, però tua madre. Ho trovato l'oggetto chiave della cella della cantina. Che cazzo è? Ma questa non era morta? Mica. Oh my god! È diventata anche lei Oni? Cosa cazzo sta succedendo? Forse si è incazzato? Oh my god! Qualcosa ti fa cagare sotto, porco Giuda. Allora, prima cosa salviamo. Cosa cazzo è successo? Cioè, ora anche lei è un demone. No, io non sto capendo niente. Ah, ok, qui per nascondermi sempre. Dove cazzo sto andando? La porta è chiusa. Ok, credo che no. Qui servirà l'accendino, proprio. Usa la chiave della cella davanti. C'è una candela. La vuoi accendere, ovviamente. Che cazzo è? Che cazzo sono sti cosi? Sono rimasto sconvolto. Da quello che c'è scritto non so cosa ci sia scritto. Solo che questo gioco sta mettendo più ansia degli altri episodi. Stanno iniziando a comparire. La porta è chiusa. Cosa cazzo devo fare adesso? Qui è. What the fuck? Non c'è niente. Ah, ok. Sono. Aspetta. Prima avevo trovato una cosa. Punta piatta. Cambi la punta del cacciatore, sì. Come svito? Forse il mouse? O forse. Come svito? Aspettate. Forse dobbiamo mettere oggetti. No, ok. C'è una cassaforte. Ah, devo inserire dei numeri. Come inserisco dei numeri? Oggetti, accentino. Accentino? Accendino? Vabbè, ho le solite cose, insomma. Cerchiamo sempre di salvare. Che non vorrei fare tutto da capo. Allora, abbiamo bisogno adesso forse di capire questo enigma.
faccio niente. Forse ho capito. Ho capito forse. Ecco, 5376. Ok ragazzi, 5376. Allora, 5, 3, 7, 6. Allora ragazzi, sono un genio. Hai trovato l'oggetto chiave dell'edificio. Allora, prima cosa salviamo. Che... Cosa? Porco! Oh mio Dio! Dove cazzo? Oh mio Dio! Oh mio Dio, ragazzi! Oh mio Dio! Questo mi ha fatto cagare sotto una Madonna, porco Dio! Madonna, ho perso 20 anni in pochissimi secondi. Va bene, dai ragazzi, ci fermiamo qui. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, almeno spero. A parte essermi cagato, ma tralasciamo stare questa parte. Ci vediamo nel prossimo episodio di Aoni. Spero che questo episodio sia stato veramente di vostro gradimento. Se vi iscrivetevi alla pagina per le nuove persone che vedranno questo video, lasciate un mi piace o un commento se questo episodio vi è piaciuto. E andate anche su Facebook per trovare, cioè sotto la descrizione del video. Facebook e anche Twitch. Se volete iscrivetevi anche lì. Bene ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!